domanda se non vi scoccia, intanto buonasera. No, vi vedo. Noi invece abbiamo fatto tutta la sala stampa per verificare com'era, quindi non lo so, potete anche fare domande, magari se vi interessa potrei anticipare qualcosa io, se la cosa non vi crea particolari elementi di disturbo. È stato un Consiglio europeo molto tosto, complicato, molto importante anche per tanti motivi, anche per l'ampiezza dell'agenda che stava alla base delle nostre discussioni, aperte peraltro da un momento di particolare emozione, la cerimonia di Ypres, che in qualche modo è un riconoscimento al passato ma anche un monito per il futuro, raccontare che tipo di Europa abbiamo in testa, da dove nasce l'Europa, che è figlia di secoli di guerra e che è riuscita a creare la più straordinaria delle avventure nel momento in cui ha creato condizioni per 70 anni di pace. Il tema ucraino, tra l'altro ieri ho visto, come probabilmente sapete, anzi sicuramente sapete perché è stato riportato, il presidente Poroshenko rientrato da Ypres, quindi verso le 23 ieri sera in albergo. Il tema dell'immigrazione, che ci riguarda poi in modo particolare per la parte delle conclusioni che è connessa con il rafforzamento di Frontex, il semestre, il nostro semestre europeo, la situazione economica con la presenza del presidente della Banca Centrale Draghi, gli accordi non soltanto con l'Ucraina ma con Georgia e Moldova e naturalmente tutti i temi dell'energia. Credo però che tutti voi siate molto più interessati alla questione relativa, diciamo, la questione che più ha tenuto banco, e che in teoria sono due le nomine e il documento, dico in teoria perché per me sono soltanto una, e la nomina una, il fatto che sia soltanto una, cosa vuol dire? Vuol dire che, l'ho detto con molta chiarezza, ho votato a nome dell'Italia per Jean-Claude Juncker in una procedura che si è esplicitata in maggioranza qualificata perché c'era un documento. Non l'avrei fatto in assenza di un documento, non l'avrei fatto in assenza di un accordo politico tra le forze di coalizione. Ho specificato che per me Juncker è colui il quale ha ottenuto all'interno della sua famiglia politica il maggior numero di deputati. Il fatto che ne abbia persi qualcuno in teoria non fa venir meno questo principio, ma è indicato presidente perché c'è un accordo politico anche degli altri, se no non avrebbe numeri all'interno del Parlamento. Questa è la ragione del summit di Parigi della settimana scorsa e dell'appuntamento di ieri all'interno delle delegazioni socialiste. Quindi ho votato Juncker perché c'è questo documento e perché c'è un accordo politico. Ritengo il fatto che vi sia un documento molto 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 buono dal punto di vista del metodo. In soldoni si dice che cosa deve fare l'Europa dei prossimi 5 anni prima di dire chi la guida. Molto 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 buono dal punto di vista della sostanza, perché per la prima volta la centralità e il focus è sulla crescita. Noi riteniamo che non si debbano violare le regole del patto di stabilità, ma viola il principio e lo spirito del trattato e dell'accordo tra di noi chi parla soltanto di stabilità quando il patto è un patto di stabilità e di crescita. Quindi insistere sulla crescita è una svolta per l'Europa, naturalmente è una svolta che dovrà essere concretizzata, perché altrimenti è una svolta soltanto verbale o di documenti. È molto 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 buono dal punto di vista della terminologia, su cui peraltro avete avuto modo di vedere le versioni che cambiavano e che sostanzialmente io riassumo ancora, aggiungo fortunatamente, poco propenso ad apprezzare la particolarità del cavillo, la dico in questo modo che mi sembra il modo più efficace. Se un paese fa le riforme strutturali sul serio, ha diritto alla flessibilità più ampia
alla fine non so come l'espressione best use, come poi per chi di voi vorrà ricostruire tutti i vari passaggi, vorrei ringraziare gli Sherpa che stanotte hanno lavorato sul testo, perché ieri sera Ipro non si era trovato d'accordo sull'espressione. Per chi vorrà ricostruire tutti i vari passaggi potrà verificarlo. In sintesi, chi fa le riforme strutturali ha diritto ad avere la flessibilità, che è il punto politico per noi più importante. Noi abbiamo fatto un lavoro anche impegnativo in Europa, che andrà avanti, per la costruzione del package deal anche sulle nomine. Il 16 luglio il presidente eletto, perché se è il giorno dell'elezione, il Parlamento europeo verrà una volta eletto qua a Bruxelles, dove alle 18, alle 19 ci sarà una riunione straordinaria dei capi di Stato e di Governo, quindi per affrontare gli altri tasselli del mosaico. Il 16 potrebbe essere alle 18 o alle 19, perché non me lo ricordo, lo sono segnato, ma hanno detto è sicuramente il 16, perché abbiamo nel mezzo il viaggio in Africa, per cui abbiamo anche un po' di problemi da proprio nel mezzo preciso. È un mercoledì, dicevo. Questo percorso che va avanti è però un percorso che a questo punto per noi il governo italiano si sposta in Italia, cioè noi abbiamo ottenuto che per la prima volta ci fosse un documento, che per la prima volta questo documento si concentrasse sulla crescita, che questo documento che si concentra sulla crescita esprimesse per la prima volta la possibilità concreta, nero su bianco, della flessibilità per chi fa le riforme. C'è un unico piccolo particolare: ora vanno fatte le riforme, perché io ho sottolineato più volte un concetto che ritengo assolutamente sacrosanto. Il problema dell'Italia non è l'Europa, è l'Italia. È l'Italia che deve riflettere su se stessa e proporre un pacchetto di riforme che sia in grado di cambiare faccia al paese. Cambiare faccia, mi avrebbe voglia di dire cambiare interfaccia, se non fosse troppo, se non suonasse troppo telefonico o tecnologico. Perché questo accada, spero che sia finalmente evidente a tutti il motivo dei 1000 giorni, che non è, come ha scritto qualche commentatore, a Renzi rallenta. Eh no, nel momento in cui stavamo preparando questo documento, per cui alla fine riforme in cambio di flessibilità, tu hai bisogno di dare un arco temporale a queste riforme, che è l'arco temporale nel quale intendi giocare la flessibilità. Ecco i 1000 giorni che partiranno il 1° settembre del 2014, ci sarà proprio su un countdown sul sito del governo, tutti i giorni che passeranno, un elenco di iniziative che noi, alle quali stiamo peraltro già lavorando in larga misura, ma non tutte, e sarà l'occasione per dimostrare in Europa, innanzitutto ai nostri cittadini, ma anche in Europa, che noi facciamo terribilmente sul serio. Credo dunque che con questo vertice si possa chiarire fino in fondo ciò che è accaduto in settimana con il lancio dell'operazione 1000 giorni, si possa capire con determinazione che le riforme non sono un optional, per cui quelli che in Italia dicono vabbè, ma si può anche far finta di niente, facciamo passare la nottata, sappiano che non può essere così, che non è così e non può essere così. E naturalmente c'è questa grande convinzione e determinazione da parte del governo italiano a procedere nella corretta direzione. C'era adesso la richiesta di fare botta e risposta sulle domande, però una richiesta alla quale penso di non aderire, perché viene meglio se facciamo 5 domande insieme, se volete ne prendiamo 2, in modo tale che poi riusciamo a essere operativi e andare tutti a casa velocemente. Filippo. Buongiorno Presidente, volevo chiederle, siccome con molta insistenza anche sul fronte francese, direi sul versante francese per non usare un linguaggio bellico, si parla anche con insistenza del nome di Letta alla presidenza del Consiglio, vorrei sapere insomma cosa ne pensa lei. Una, due. Stefano Petri. Buongiorno, volevo chiederle se ci può fare un esempio di un provvedimento con cui si può usare la flessibilità, per esempio i pagamenti a pubblica amministrazione, o se avete già delle idee precise su cui avete sondato i partner. Bene, tre. Andrew Fry, che sta lì, scusatemi.
Andrew Fry di Bloomberg. Presidente, se ha un numero di quanto potrebbe aumentare la flessibilità quest'anno in euro e anche l'anno prossimo? Ivo Caizzi al Corriere della Sera. Presidente, Juncker è un simbolo inevitabilmente della vecchia Europa. Non le pare che questo è un po' in contraddizione con gli annunci che lei aveva fatto di voler cambiare l'Europa, di andare incontro alle esigenze dei cittadini? E nell'ambito della discussione è stato verificato se Juncker ha tutte le caratteristiche per poter essere anche in prospettiva un buon presidente? Intendo andando nei dettagli di quello che è stata la carriera ventennale di primo ministro e ministro delle finanze. Domanda molto cameroniana, quindi l'ultima, consoli. Sì, Presidente, una domanda proprio sulla questione della flessibilità. Non è importante per il governo garantirsi che al posto di Ren nella commissione, nella prossima commissione, non ci sia un altro REN, che ci sia cioè un commissario europeo che effettivamente da quel testo che lei dice adesso è molto buono, non tragga alla fine poi niente come ha fatto lei? Cioè un'interpretazione. Siamo passati da una domanda cameroniana a una domanda molto renziana, quindi la capisco bene. Allora, molto rapidamente, tre domande sulla flessibilità, una sulla presidenza del Consiglio e una sul la presidenza della commissione. Non è mai stato fatto il nome di Letta per la presidenza del Consiglio, né in sede ufficiale né in questo vertice, nemmeno nei pour parler, perché è evidente a tutti, io dico, mi sembra un dato di fatto, che se c'hai tre presidenze in Europa, la presidenza del Consiglio, la commissione, la presidenza della Banca Centrale Europea, è difficile pensare che due su tre tocchino all'Italia. Così come immagino che nessuno pensi di modificare l'esistente. Quindi questa ipotesi non l'ho letta sui giornali italiani e in qualche dichiarazione di politico italiana, che è assolutamente una, sono entrambe fonti molto qualificate, non nelle cancellerie europee. Poi c'è un elemento in più, se proprio dobbiamo dirla tutta, cioè c'è una discussione in corso tra le forze politiche europee se la presidenza del Consiglio debba toccare a quale famiglia politica tocchi la presidenza del Consiglio. In sintesi estrema sarà poi far rompoi a sciogliere questo nodo, ma ragionevolmente la presidenza della Commissione al Partito Popolare chiama l'alto rappresentante ai socialisti più o meno, e quindi va capito se in questo pacchetto i socialisti ottengono anche la presidenza del Consiglio oltre che la prima metà della presidenza del Parlamento. Sono dunque delicati equilibri e incastri che non riguardano, che fanno, diciamo, per i quali probabilmente qualcuno dovrebbe richiamare la cencelliana memoria italiana, perché sono molti equilibri anche geografici. Però nel merito, nel caso specifico del Consiglio, non credo proprio possibile che su tre presidenze ce ne diano due all'Italia su 28 paesi. Insomma, poi questo mi sembra abbastanza un principio di buon senso. Ho letto però che ci sono dei nomi che sono molto forti nel dibattito politico italiano, che però non ho riscontrato nel dibattito tra le cancellerie. Feltri dice c'è un'ipotesi di flessibilità. Io faccio degli esempi dicendo sia a lui che corrispondente di Bloomberg che non abbiamo dei numeri, perché poi naturalmente dipenderà da che tipo di pacchetto di riforme presenterai per capire che tipo di flessibilità otterrai. Però io vi racconto i due esempi che ho fatto io. Vedremo se sarà possibile, e in questo senso la domanda di consoli sul commissario è tutt'altro che banale. Problema per cui l'Europa fa una procedura di infrazione all'Italia: pagamento dei debiti alla pubblica amministrazione. L'Europa fa procedura, è giusto, eh? Cioè è giusto che si apra una procedura perché bisogna pagare entro 30 giorni. Contemporaneamente l'Italia fa una riforma strutturale. Qual è? Quella di andare alla fatturazione elettronica, che consentirà di avere sempre il pagamento entro 30 giorni. Aggiungo io anche di recuperare un po' di evasione, secondo me, ne sono molto convinto, perché il meccanismo
tecnologico innovativo ti consentirà di andare in questa direzione. Dall'8 di giugno tutte le amministrazioni centrali hanno nei confronti dei propri fornitori la possibilità, anzi il dovere, di lavorare sulla fatturazione elettronica. C'è una procedura di infrazione, c'è una riforma strutturale. Problema: nel mezzo ci sono ancora dei debiti da pagare. Questo per me è un esempio di come una riforma strutturale chiede di avere nell'immediato periodo una soluzione tampone. Altro esempio, per rimanere a esempi concreti che si sono quelli che piacciono a Feltri e a tutti noi: cofinanziamento dei fondi europei. Io do dei denari all'Europa, l'Europa me ne restituisce qualcuno in meno e mi obbliga però a spenderli attraverso una procedura di cofinanziamento, ok? Se però la procedura di cofinanziamento è bloccata, così come mi blocca il pagamento dei debiti, mi blocca anche il cofinanziamento, capite che è un meccanismo kafkiano. Ecco, questi sono degli esempi concreti su cui noi vorremmo giocare il nostro pacchetto di proposte, che sarà pronto entro il 1° settembre, al momento della partenza dei 1000 giorni. E quindi non possiamo definire adesso un numero, lo verificheremo alla fine di questa costruzione del pacchetto. La scelta dei commissari dipenderà dal Presidente della Commissione e dagli accordi politici, che naturalmente riguarderanno tutti i paesi. Io non sono intenzionato a nadare questa discussione chiedendo qualcosa per l'Italia. Io vorrei che chiedessimo qualcosa per l'Europa, e nel discorso che faremo il 2 luglio a Strasburgo saremo, credo, abbastanza chiari su quello che pensiamo noi circa il rapporto tra crescita e futuro in questo continente. Infine, Caizzi, la domanda su Juncker. Ho detto scherzando, ma mica tanto, che sono l'unico che non conosce Juncker a quel tavolo. Avendo lui seduto per 18 anni, credo che conosca tutti i colleghi. Ha smesso, credo che 2 consigli fa, sostanzialmente gli è succeduto il collega del Lussemburgo, se non ricordo male, nel consiglio di dicembre o addirittura in quello di marzo. Quindi sono tra i pochi che non l'ho mai incontrato personalmente. Per scelta non abbiamo stabilito contatti telefonici in questo periodo, perché io ho lavorato in una logica molto semplice: se c'era l'accordo sui documenti noi votavamo Juncker, se no no. Quindi mi sembrava sbagliato immaginare un rapporto o uno scambio personale prima di questo passaggio. Gli faccio naturalmente da adesso i migliori auguri, sperando che la procedura vada a buon termine e che lui possa essere un buon presidente. La discussione è stata, come lei immagina, aperta da un intervento negativo, che è quello di David Cameron e del collega ungherese. Credo che se ci sono stati i voti per indicarlo come presidente, evidentemente gli elementi di negatività a cui lei faceva riferimento, che lei pensa siano elementi di blocco per Juncker, non sono stati ritenuti o veri o sufficienti per bloccare la candidatura. Per me è una scelta politica. Si è scelto di andare verso la democrazia in Europa, o meglio, non tanto verso la democrazia, c'è sempre stata, non è che adesso siamo arrivati noi e abbiamo scoperto la democrazia. Si è scelto però di andare in una direzione che è quella della indicazione di un candidato da parte dei singoli partiti politici europei. Juncker è stato eletto in un congresso che si è svolto a Dublino, mi pare, da parte del Partito Popolare Europeo. Nel momento in cui si è visto che nessuno ha la maggioranza, i rappresentanti dei gruppi hanno individuato una bozza di accordo che prevede per il candidato che è arrivato primo, o perlomeno per il candidato espressione della famiglia politica che è arrivata prima, la possibilità di essere indicato come il candidato alla guida della commissione. Chiaro, ciascuno di noi adesso qui può riflettere. Se tra di voi qualcuno ha votato per Forza Italia, per NCD e basta, direi, per i partiti di Juncker, giusto? Ha votato per Juncker. Magari chi ha votato per Forza Italia ha più votato per Berlusconi, o chi ha votato per NCD ha più votato per Alfano. Però nel gioco politico parlamentare europeo questi voti sono andati a sostenere la candidatura del PPE. Allo stesso modo il 40,8% del PD non credo che sia tutto frutto della straordinaria candidatura di Schulz.
naturalmente ciascuno di voi può avere le proprie opinioni, io le rispetterei tutte, però questo non significa che i 32, anzi 31, perché in realtà il PD ha fatto un accordo con Südtiroler Volkspartei, che credo sia invece parte del PPE, quindi 31 candidati, 31 membri dell'Europarlamento sono andati nella famiglia del PSE. E questo è il gioco. Se tu accetti questo gioco, ha un senso. Io però, dentro il PSE, ho detto accetto questo gioco soltanto se c'è un documento di indirizzo strategico. E questo considero essere il risultato politico che noi abbiamo ottenuto. Il risultato politico è questo, niente più di questo. Ma questo è anche sufficiente per dire oggi agli italiani: torniamo dall'Europa avendo vinto una battaglia di metodo e io credo di sostanza. Ma adesso è il momento di fare le cose in Italia. Perché altrimenti diamo l'idea che noi chiediamo semplicemente la giustificazione. Noi non chiediamo nessuna giustificazione. Noi siamo preparati a tutto. Per essere preparati occorre che per primi noi facciamo le riforme che abbiamo promesso. Quindi il mio messaggio agli italiani oggi è: in Europa la battaglia che dovevamo fare la continueremo a farla, non finisce certo qui, si tratterà poi di articolarla, di declinarla, non sarà una passeggiata, ma è finalmente un'operazione possibile. Ciò che prima veniva definito impossibile oggi non viene assicurato, ma viene definito possibile. Però bisogna fare le riforme. E vi dico che per fare le riforme veramente abbiamo la necessità di inserire la marcia molto più rapida rispetto anche a quello che si sta verificando in questi giorni e in queste settimane. Quindi bisogna correre e correre con determinazione. Prendo le altre 5, prego. Giovanna. Oggi twittata da Bonini in un'immagine poco professionale. Cioè, ogni mangiando. Tanto si mangia anche noi. Invece al Consiglio Europeo si mangia sempre. Questa è una cosa che... cioè, ci trasferiamo nella sala lunch e si va avanti ore. Alla fine manca l'aria. Lo dico naturalmente nel rispetto, senza alcuna polemica. Prego. Presidente, volevo chiedergli quali erano state le ragioni della distanza, possiamo dire, che si è creata, anche se poi è rientrata ieri con la cancelliera tedesca Angela Merkel. E poi, ascoltando il suo intervento precedente, lei ha detto i posti a disposizione sono 3. C'è la presidenza appunto del Consiglio, la presidenza della Commissione e anche l'altro rappresentante. Ma lei quindi consiglia la presidenza dell'Eurogruppo fuori dai giochi perché è già assegnata la Spagna o no? Uno, quindi queste sono due, anzi, mancano 3 domande allora, prego. Davide Carretta. La panchina ne ha fatte 2, segna. Davide Carretta, Radio Radicale, se mi permette anch'io 2 domande. La prima molto breve, scade... Io glielo permetto, per la vostra, lei e la Pancheri con gli altri. Il primo luglio l'Italia non avrà più commissario europeo, intende procedere a una nomina. La seconda più generale, di flessibilità e crescita in realtà abbiamo sentito parlare molto in questi anni, anche con documenti, ricorderà il patto per la crescita di Hollande-Merkel del 2012, più altre iniziative di vario genere, la flessibilità sugli investimenti. Ci può spiegare in termini concreti che cosa è davvero cambiato? Bene, l'ultima. Nicola Filippone, il Sole 24 Ore Radio Corre. Volevo chiedere, nel frattempo a Roma, a Palazzo Madama, fra gli emendamenti che sono stati presentati per il DDL delega sul lavoro, è riemersa la questione, anche una sorta di spaccatura, comunque una divergenza all'interno della maggioranza sulla questione dell'articolo 18, ovvero se introdurre una riforma del contratto a tempo indeterminato e appunto se riformare l'articolo 18. E varie anime della maggioranza hanno espresso le loro opinioni contrapposte. Secondo lei è una questione che può trovare posto ora oppure se ne parlerà al limite in un secondo momento? Grazie. Quando ho sentito Palazzo Madama mi ero preoccupato per altro. Va bene, le ultime 2 facciamo. Giuseppe Bagnoni, abbiamo dato spazio alle teste, anziché mi ha fatto un modello di voto diverso. Teste, non domande. Prego. Sì, lei ha detto che l'ipotesi di una candidatura di Letta alla presidenza del Consiglio non esiste. Resiste quella della Mogherini come alto rappresentante? Chiara Longo Bifano, Rai News 24, immigrazione, a che punto siamo? Rafforzamento di Frontex, invece è saltata la partita sul riconoscimento reciproco per richiedenti asilo. Sì, allora, provo ad andare rapidamente.
Pancheri, io ho detto, così risolvo la questione delle nomine, che ci sono tre presidenze, non tre posti. Le tre presidenze, i top jobs, sono Presidenza del Consiglio, chiedo scusa, Presidenza della Commissione, Presidenza del Consiglio e Presidente della Banca Centrale Europea. Queste sono che sono, peraltro, come sapete, tre modalità totalmente diverse di designazione, però sono le tre figure chiave dentro la prima linea europea. E ho espresso il dubbio che all'Italia potessero essere assegnate due su tre, e non è che l'ho detto io, mi è stato detto fin dal primo giorno. Questo è diverso, è naturalmente il ragionamento sull'alto rappresentante, sul incarichi importanti di portafoglio nella Commissione, sulla presidenza dell'Eurogruppo, tutte questioni che sono state affrontate ovviamente a lungo nelle discussioni bilaterali, ma che non sono state oggetto di una discussione complessiva. Quindi l'Italia è pronta a fare la sua parte, in una logica però dove noi non vogliamo mettere un italiano o un'italiana per fare gli interessi dell'Italia. Noi vogliamo designare, e così faremo, qualcuno per contribuire al processo di guida dell'Europa. Quindi ho detto una cosa molto semplice, forse se volete anche banale, ma il mio riferimento alle tre posizioni era la presidenza, tre presidenze, non ci mettevo l'Eurogruppo, che è una figura molto importante, ma che ovviamente non può essere paragonata alla presidenza della Commissione o del Consiglio o della Banca Centrale Europea. Rispetto alla questione, finisco, ne faccio un pacchettino sulle nomine così me le levo tutte. Il primo luglio scade il timing, o meglio, dal primo luglio c'è la possibilità per l'Italia di indicare un candidato, e qui ci sono tre ipotesi. La prima ipotesi è di non nominare nessuno, trattandosi di un incarico che ragionevolmente va dal primo luglio al 30 ottobre, quindi sono 4 mesi, che poi non sono 4 mesi pieni, perché ci sarà bisogno di un passaggio formale, l'audizione, no? Immagino, quindi l'audizione è confermata, quindi io devo indicarlo, Barroso deve intervistarlo, poi deve andare in commissione, ne ho un po' parlato con Barroso. La seconda ipotesi è di dare da subito il nome che noi riteniamo che debba essere il nome sul quale l'Italia scommetterà per i prossimi 5 anni. A quel punto si pone il problema del portafoglio che può avere questo nome, perché magari può avere un portafoglio oggi e un portafoglio diverso tra 4 mesi, avendo un presidente della Commissione diverso, ragionevolmente. La terza ipotesi è individuare una soluzione transitoria, definita come transitoria in partenza, e in quel caso credo che la scelta dovrebbe cadere su qualcuno che conosca bene Bruxelles e che abbia un profilo tecnico. Queste tre ipotesi non sono state, sono tre ipotesi che sono sul tappeto, credo che per correttezza e anche per, credo, passaggio proprio formale, ne parliamo al Consiglio dei Ministri convocato per il giorno 30 giugno, cioè lunedì. Ho anche risposto sul tema dell'alto rappresentante, nel senso che io non dico che ci sono candidature che non esistono, dico soltanto che rispetto a ciò che ho letto delle ipotesi come quella del Presidente del Consiglio, di cui a me nessuno ha parlato nelle discussioni tra capi di Stato e di Governo. Questo è l'elemento su che ho sottolineato. L'ipotesi che possa essere un italiano o un'italiana a guidare l'alto rappresentante dipenderà da molti fattori, dipenderà dal fattore se, come si è detto fino a questo momento, toccherà o no un socialista, se, e in questo caso, se il Partito Socialista avrà il desiderio di chiedere all'Italia di proporre il nome. È un'ipotesi che comunque per noi è un'ipotesi che, ove si verificasse, ci troverebbe pronti in modo molto, molto concreto. Però non si è chiuso, l'unica cosa che mi sembra che si sia chiuso in modo definitivo è che se il presidente della commissione lo fa Juncker, un popolare, l'alto rappresentante sarà un socialista. Con la signora Merkel ci sono discussioni e confronti, direi, quotidiani. Io sono considerato tra quelli che ha innovato la politica italiana, perché ha smesso di ritenere la Merkel colpevole di tutto e responsabile di tutto.
continuo a dire che se l'Italia ha dei problemi non ce li ha per colpa dell'Europa, ce li ha per colpa dell'Italia. Se vogliamo individuare un responsabile politico, va scelto un responsabile politico italiano, non il responsabile politico tedesco. Certo, abbiamo discusso e discutiamo. Io per esempio ho sottolineato che noi non avremmo fatto ciò che ha fatto la Germania nel 2003 sotto la presidenza di Berlusconi e di Tremonti, ricorderete, quando la Germania chiese lo sforamento rispetto al 3%. Questo giusto perché sia chiaro che c'è una storia nei paesi e nelle vicende delle nostre istituzioni europee, ed è una storia che va anche ricordata in alcuni momenti, per cui abbiamo discusso di questo, abbiamo discusso di altro. Il clima è da parte mia di stima, di grande rispetto. Ci siamo confrontati anche questa mattina per fare un punto della situazione, sia dopo l'incontro mio con Poroshenko di stanotte, sia dopo la vicenda di Cipro, dove avevamo discusso, dopo il lavoro degli Sherpa, ma avevamo discusso di questioni che sono le questioni normali di cui discutono i paesi che fanno parte delle istituzioni europee. Quindi il rapporto è molto buono, è un rapporto positivo. La Merkel ama molto l'Italia, io sono assolutamente convinto che noi vediamo nella Germania un paese partner, un paese amico, un paese che per alcuni aspetti è un modello, per altri è un concorrente. Noi vogliamo fare in alcune vicende meglio di come fa la Germania, per altri è un cliente, per altri siamo fornitori. Insomma, è un paese con il quale abbiamo un rapporto costante, ma dobbiamo uscire da questa rappresentazione per cui noi siamo sostanzialmente qui in Europa costantemente con il cappello in mano a chiedere chissà che cosa. Noi siamo in Europa come uno dei paesi fondatori, come uno dei paesi che è tra i più grandi contribuenti dell'Unione Europea, che ha l'Europa più di quello che riceve dal punto di vista economico, che ha voglia di credere nel grande progetto dell'integrazione europea, è un paese che non ha timori reverenziali nei confronti di nessuno. In più, se questo vale come concetto, io rappresento anche il partito che ha avuto più voti in assoluto in Europa. 11 milioni e 200 mila voti è un risultato che dà la dimostrazione, proprio dal punto di vista numerico, non percentuale, del fatto che il PD, in questo caso, quindi parlo per 30 secondi come segretario del PD, tutto ha tranne che preoccupazione o paura di venire in questi consessi. Rispetto alla concretezza della tema flessibilità, mi pare di avere già risposto facendo alcuni esempi concreti. Se invece la domanda era su che cosa è cambiato dal punto di vista del documento rispetto al passato, cioè se la domanda è cosa cambierà per l'Italia, la risposta è dipenderà dal grado di convinzione, di forza e di persuasione che le riforme metteranno in campo. Se invece la questione è ma dal punto di vista contenutistico che cosa ho cambiato, lei mi consentirà di lasciarla dopo in mano a Sannino, Gozzi, Varricchio, che le racconteranno nel dettaglio tutti gli elementi di novità di questo documento rispetto al passato, a partire dal fatto che per la prima volta si fa esplicito riferimento in un documento ufficiale alle questioni di cui abbiamo parlato. Il best use of flexibility significa per noi l'idea che parlare di crescita non è un optional, ma è un elemento costitutivo dell'Unione Europea. Questo è un passaggio, perdonatemi, che è molto importante. Io l'ho detto ieri, suscitando un po' perplessità, ma chi parla solo di patto di stabilità viola lo spirito del trattato, almeno quanto chi non si occupa di stabilità. Quindi è vero che tu sei in errore se pensi di poter fare a meno della stabilità, ma anche tu sei in errore se pensi di poter fare a meno della crescita, perché il patto tiene insieme la stabilità e la crescita. E rispetto alle questioni del Senato e poi all'immigrazione, dunque, io sono convinto che il Senato abbia una discussione molto, che tra Camera e Senato sul tema del lavoro le posizioni abbraccino sostanzialmente l'intero arco costituzionale, come è noto, avendo nella stessa maggioranza i ministri di degli ultimi governi che si sono opposti e talvolta anche scontrati in modo molto forte. Tuttavia questo non ha impedito di fare un ottimo decreto legge,
che ha portato dei risultati immediati, che è stato apprezzato non so quanto in Europa, so quanto in Italia, dalle aziende. Date un occhio ai numeri, alla differenza sui lavori, in questo caso però stiamo parlando del lavoro temporaneo, tra le assunzioni del 13 e del 14. Glielo dico perché proprio il suo giornale ha fatto un riferimento sul fatto che questi contratti quindi compresi nel decreto Poletti, hanno visto in termini assoluti un raddoppio del numero dei contraenti, quindi un fatto molto importante in un momento di crisi, mi pare circa 40.000 in più, però lo può verificare perché era proprio sul suo giornale di qualche settimana fa. Naturalmente tutto ciò non ci mette al riparo da una discussione che sarà la più ampia possibile, ma alla fine poi si decide, quindi i numeri sulla riforma del lavoro sono molto ampi, cercheremo di ascoltare tutti, di discutere tutti. Le dico che il mio obiettivo è tentare di portare il disegno di legge delega tra le priorità di questo pacchetto mille giorni, e sarebbe un sogno se riuscissimo ad approvare il disegno di legge delega prima della fine del semestre. Questo giustificherebbe anche lo spostamento del vertice sulla disoccupazione giovanile. Rispetto invece al tema delle riforme, che è una domanda che non mi ha fatto, ma a questo punto mi viene bene, così Sensi poi mi dice: fatto bene a dirla, almeno ci siamo tolti anche questa, e evita di mandare un messaggino a Renzi e ai suoi. Credo questo. Io trovo davvero sorprendente che tutte le volte che c'è il tentativo di fare una battaglia in Europa, sostenendo facciamo le riforme in cambio della flessibilità, uno prende l'aereo, non fa in tempo ad atterrare, e c'è una parte del suo partito, ancorché minoritaria, che tutte le volte che andiamo all'estero, evidentemente direbbe Sensi ci andiamo troppo spesso, colpa di Varricchio, tutte le volte c'è una parte della minoranza del tuo partito che riapre discussioni che sembravano chiuse, in riferimento ad esempio a quello sulle riforme costituzionali. Io credo che sia un atteggiamento che si giudichi per quello che è e che non abbia bisogno di ori. C'è un accordo sul tema delle riforme costituzionali, dalla settimana prossima si vota, è un accordo che è un compromesso, come tutti i buoni accordi è un compromesso, non possiamo fare altrimenti, come sapete è un compromesso nel quale anche alcune mie idee storiche hanno perso la possibilità di essere realizzate. Io avrei riempito di sindaci tutto il sistema istituzionale italiano, europeo, li avrei mandati anche all'ONU, non me lo fanno fare. E tuttavia, questo è il punto che giudico fondamentale, è un compromesso molto buono, un compromesso che supera i problemi del titolo quinto. Finalmente chiarezza tra le posizioni delle regioni e quelle dello Stato. Finalmente si supera il bicameralismo perfetto, il doppio voto di fiducia, il continuo tram tram tra ciò che si decide alla Camera e ciò che si decide al Senato. È un compromesso che porta l'Italia a dare un segnale straordinario di innovazione, e io sono molto ottimista sul fatto che l'accordo terrà e il risultato già dalla prossima settimana, o se ci sarà bisogno di due settimane, alla fine di quella successiva, vedrà i primi voti in commissione e poi all'interno dell'Aula del Senato. Quindi sono molto determinato e convinto che questo accordo sia un accordo fondamentale. Infine, sul tema dell'immigrazione, l'accordo del documento finale ha visto l'esclusione del passaggio che lei ha ricordato sull'asilo, ma è un buon accordo. Noi avremmo preferito naturalmente che vi fosse anche quel passaggio lì, che era presente nella prima versione, che è stato poi tolto nella versione finale. Sostanzialmente, la dico così, abbia messo la base anche in questo caso per poter finalmente allargare l'operatività di Frontex e del cosiddetto progetto Frontex Plus, che sta a cuore a noi, ai francesi, ma direi, posso dirlo perché il documento è buono, a tutti i capi di Stato e di Governo che hanno siglato il documento, quindi a tutti i 28, che è un documento che ci permette di intervenire con un po' meno da soli nel Mediterraneo.
Naturalmente come questo sarà concretizzato dipenderà molto dagli accordi delle prossime settimane, dalle strategie di Frontex, dall'impegno degli stati membri, però il dato di fatto è che questo documento segna un passo in avanti davvero rilevante. Allora l'occasione è buona per chiudere facendo un piccolo riepilogo, buon accordo di metodo, di merito e terminologico sulla flessibilità. Naturalmente la partita adesso è in Italia e chi ha filo tessa, perché altrimenti noi perdiamo la strada per tornare a casa. Ho fatto degli esempi concreti su come la flessibilità può produrre risultati. Buon accordo sul percorso delle nomine in un quadro dove noi abbiamo votato Juncker perché avevamo quel documento e perché avevamo l'accordo politico del PSE. Altrimenti non saremmo stati favorevoli al voto a scatola chiusa a Jean-Claude Juncker, cui auguriamo buon lavoro. L'Italia è pronta ad assumersi responsabilità non in un quadro di rivendicazione di poltrone nazionale, ma in un quadro di riconosciuta autorevolezza ai tavoli. Ecco che sarebbe molto importante che potessimo avere delle posizioni di responsabilità, non perché vogliamo mettere uno dei nostri contro uno dei loro, ma per suggellare questa ritrovata centralità che il nostro paese ha avuto e sicuramente dovrà avere con ancora maggiore determinazione. Passi in avanti sul tema dell'immigrazione, passi in avanti che consentono di allargare la gestione dell'immigrazione, in particolar modo nell'area del Mediterraneo, che costituisce per noi il principale problema. Vi ho detto soltanto un passaggio sulla clima, energia, Ucraina e dintorni. Ora però consentitemi di dire che l'Italia deve fare il suo mestiere e quindi con il vostro permesso io me ne torno come tutti voi, come quasi tutti voi a casa, ma me ne torno con la consapevolezza che è arrivato il momento di mostrare un pacchetto di riforme unitario e condiviso, così da spiegare anche in modo molto 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 chiaro e netto che noi siamo consapevoli che si deve cambiare l'Italia e che non è colpa dell'Europa se abbiamo perso delle posizioni, ma che mentre lo faremo con un disegno organico, unitario, e lasciatemelo dire perché ci credo e ci tengo molto, anche con un disegno di bellezza. L'Italia deve tornare a utilizzare questa parola in Europa, la utilizzeremo nel corso del discorso di mercoledì a Strasburgo. Buon lavoro a tutti voi e grazie mille.